L'impegno della Regione per la prevenzione dal dissesto idrogeologico e per la terra dei fuochi, in particolare le bonifiche, in un momento difficile con emergenze che si sovrappongono, sentiamo il Presidente Stefano Caldoro a tutto campo nell'intervista realizzata da Massimo Calenda. Presidente, il Consiglio regionale nei giorni scorsi ha approvato una legge per contrastare il fenomeno della terra dei fuochi. Qual è il senso di questa iniziativa? Ma abbiamo aggiunto i roghi, quelle cose più recenti che sono i roghi terribili che vengono accesi da chi? Da chi sversa in maniera illegale i rifiuti, quindi per me criminali in questo senso. Le imprese che non prendono i loro rifiuti e non li portano in piattaforma, chi butta e pensa ad incendiare. Quindi oltre tutte le aree di bonifica che sono già state monitorate, aggiungiamo una legge che abbiamo solo noi ora in Italia, anche sul fenomeno dei roghi. Nei giorni scorsi c'è stata una grande manifestazione dei comitati della gente che chiede sicurezza e bonifiche. Lei ha detto venite, ragioniamo insieme. I cittadini che marciano per difendere i loro diritti, i diritti alla salute, il diritto all'ambiente, è fondamentale perché dà forza a tutti. Il problema è che oggi dobbiamo ripulire la terra. Io nei primi anni, nel 2010 quando sono arrivato, ero un po' solo a fare questa battaglia, perché andavo in Europa a cercare i fondi che non c'erano per le bonifiche, li abbiamo recuperati, anche con gran silenzio della stampa. Pochi giorni fa il lutto in Sardegna a causa dell'alluvione. Noi abbiamo avuto Sarno, episodi di una pessima gestione del territorio. Cosa ha messo in campo la Regione perché episodi di questo genere non devono più verificarsi? Il territorio non va utilizzato e saccheggiato, ma deve essere utilizzato in termini compatibili, con un primo grande obiettivo, la tutela, il verde. Noi dobbiamo cambiare totalmente quello che è stato pensato nel passato e guardare a una svolta che dal 2010 abbiamo tenuto in testa dal primo giorno, prendendo gran parte dei fondi sul settore ambiente, e quello è l'investimento più utile per la nostra regione.